grazie per essere presenti così numerosi nonostante il tempo poco clemente che non ci ha permesso di vivere questo momento in piazza. La piazza è protagonista della storia, è protagonista degli eventi, di quelli che hanno caratterizzato i momenti salienti degli avvenimenti passati. E proprio nelle piazze si sono radunati i giovani che negli anni passati hanno detto no al regime fascista. La data del 25 aprile è una data che venne scelta in maniera simbolica per rappresentare la fine di un regime che con le sue scelte sbagliate, con le sue scelte scellerate, aveva portato l'Italia in guerra, aveva fatto sì che tantissimi giovani perdessero la vita nei territori dove appunto c'erano i conflitti, una guerra che l'Italia non aveva necessità di combattere. Dovete immaginare che quando Mussolini, a capo del governo, decide di entrare in guerra dopo una serie di titubanze, Mussolini in quel momento storico era acclamato dal popolo italiano, era nel punto più alto della sua popolarità e non contento di quelli che erano i successi, di quello che era il favore della popolazione, decide di andare oltre. E lì gli storici ritengono che sia il momento di caduta del regime fascista, cioè quando decide di entrare in guerra nonostante il popolo italiano non avesse i mezzi, gli strumenti e le risorse. E quindi si avventura in uno scenario che poi determinerà, come dicevo, tante vittime, tante morti e soprattutto determinerà la fine del regime che aveva oppresso la nostra nazione. L'aspetto importante da sottolineare è che dopo la fine della guerra, continuando quella che era l'occupazione nazifascista, il popolo italiano decide di unirsi, di fare la resistenza, di allearsi con gli americani, decide di cacciare via quelli che erano gli invasori. E lo fanno nella maggior parte dei casi unendosi a prescindere da quelle che erano le ideologie, a prescindere da quelle che erano le appartenenze politiche precedenti. Tanto è vero che nascerà un governo dopo la fine della guerra che mette insieme tutti i partiti e tutte le forze politiche. Quindi questa è una delle ragioni, una ragione storica che abbiamo voluto riprodurre nel momento in cui abbiamo deciso di organizzare questa celebrazione, cioè fare in modo che tutti il fatto che intorno al 25 aprile, intorno alla festa della liberazione, bisogna essere uniti, bisogna essere assieme per ricordare e sottolineare il valore di unità che quel momento storico ha espresso. E quindi io ringrazio l'ANPI in modo principale, ma tutti coloro i quali, tutte le associazioni e le scuole che hanno voluto contribuire a questa giornata. Una giornata che non deve essere una semplice celebrazione di una ricorrenza, ma deve essere un modo per ricordare i valori importanti che ci sono alla base. E quei valori li possiamo semplicemente ricordare facendo in modo che il ricordo sia vivo. E quindi è stato bello ascoltare dai giovani del forum e delle associazioni la storia che ha riguardato da vicino i nostri territori. È stato bello ricordare quello che è stato il sacrificio di persone, di giovani che in nome della democrazia, in nome di certi valori hanno perso la vita o hanno sacrificato una parte importante della vita. E ai giovani io rivolgo un pensiero. Immaginate che nelle grandi rivoluzioni, nei momenti in cui ci sono stati dei moti di ribellione, i giovani e le piazze hanno rappresentato il cuore pulsante di quei movimenti. Pensate alla primavera araba, dove nel mondo di quei territori sono stati i giovani a ribellarsi agli oppressori, a coloro i quali gestivano il potere in maniera totalitaria. E allora
oggi dobbiamo augurarci che non solo i ragazzi, le nuove generazioni abbiano sempre ben presenti i valori della democrazia, i valori della capacità di resistere e di ribellarsi alle ingiustizie, ma dobbiamo augurarci per avere un mondo globale, un mondo migliore, che anche laddove oggi ci sono le guerre, dove ci sono tantissimi bambini che vengono trucidati, possano nascere dei modi che partano dai giovani, partano dalle piazze, dei modi rivoluzionari che mettano fine finalmente a quelli che sono i conflitti in questo momento, e che possa finalmente sorgere quel sole che rappresenta la pace, che rappresenta veramente la fine dei conflitti. Salutiamoci con questo augurio, salutiamoci con questo auspicio e la speranza che questa giornata possa portare in ognuno di voi un momento di riflessione, ma al tempo stesso un momento di crescita individuale. Grazie a tutti.